Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 14° episodio della nostra serie di The Sims, signori. Oggi torniamo a giocare con il nostro carissimo Tino Ammazza, che non so chi gli ha detto di vestirsi così, però si è vestito così ed è contento lui, siamo contenti tutti. Detto questo, signori, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i gente e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere che cosa? Ah sì, i 2000 iscritti entro la fine dell'anno. Allora, signori, diamoci un attimino una mossa. Tino mio, tu c'hai un pochino di fame, quindi io direi di intanto mangiare, che sarebbe la cosa giusta da fare. Devi mangiare, poi direi che puoi andare in bagno, che sarebbe anche questa una cosa giusta da fare. Usa, bene così. E poi una bella doccia. No, forse una doccia non ti serve. No, l'igiene ce l'abbiamo. Poi puoi andare a dormire. Dormi, perfetto. Lei che cosa sta facendo? Lei è triste. Perché te sei triste, zia? Allora, calma un attimo. Lei è tutta contenta, perfetto. Lei è a posto, quindi vai da tua figlia e fa delle facce buffe. Vai a giocare un attimino con tua figlia che è triste. E così. No, perché? L'ha ignorata terribilmente. Perché l'ha ignorata, zia? No, devi giocare con tua figlia. E tua figlia, zia, devi giocare con tua figlia. Prendi in braccio, rallegra, ecco. Rallegra tua figlia, che non so perché. Tina ha mollato lì il piatto. Va bene, Tina ha mollato lì il piatto. In tutto questo lei lavora? Sì, lei lavora. Dalle 9 alle 15, ok. Raggiunge il livello 2 di carisma. Ok, aggiorno lo stato sui social. Allora, facciamo subito velocemente queste cose, così lei domani si piglia un social network. Aggiorno lo stato, ok. Aggiorno lo stato perché vai qui e datti a carica, attenzione, modifica, esercito nei discorsi. Come diventava carismatica? Sapete che non mi ricordo come si fa a diventare migliore il carisma? Carisma. Quando hai bisogno di stringere amicizia, essere mangio a calmare il carisma, questo è sviluppato allo specchio usando la conversazione con altri simili. Ok, c'è stato 90 follower abbiamo, bene. Che problemi hai? Guarda, allora noi, se non sbaglio, signori, lei sta migliorando il suo carisma? Sì, lei sta migliorando il suo carisma. Noi dobbiamo, fermi tutti, andare a comprare un letto per la piccola Tina, perché sennò non abbiamo dove farla andare a dormire e questa non è una cosa assolutamente buona. Ok, signori, siamo riusciti a comprare un lettuccio. Tuccio può andare a dormire? Bene, così. Ora lei se ne va, lui se ne va a dormire. Lui bisogno mi sembra che non ne abbia, ma per lavorare, preparare il cibo per quando è completato, ok, quindi lui domani dovrebbe prendere un'altra promozione, bene così. Dopodiché spegni la radio che si è rotta un'altra volta, bene, e vai a dormire. Perché il bimbo, ok, il bimbo sta andando a dormire, questa ce la fa in giornata a raggiungere altri due livelli di, a raggiungere un livello di carisma? Direi di sì, dai che ce la fai zia. Io credo in te. Ok. Vedo carisma raggiunto. Ok. Usa il bagno, dopodiché vai a dormire anche te e facciamo passare quest'altra giornata in maniera molto veloce. Non ci interessa, no, grazie. Lo invitano alle 3:30 di notte, ma non lavora nessuno domani praticamente. Allora, lui va a lavorare alle 2, ok. Lei invece va a lavorare alle 9 e torna alle 3, va bene. Quindi c'è poco stacco fra le varie situazioni. A Lucia deve andare a fare la pipì, brava, sparecchia, lavati le mani e vatti a caricare. Perfetto così, signori, stanno a dormire tutti, che cosa bellissima. Ok, stavano dormendo tutti, mannaggia di una pupazza ambriaca. Devi andare a dormire, zio, fai un pisolino, zio, devi andare a dormire, non mi interessa se sei triste, a quest'ora si va a dormire. Tu perché ti sei alzata? Oh mio Dio, ognuno nel proprio letto, forza, che ancora manca poco. Dai, tra un poco ci alziamo tutti del giorno, dai, forza. Ok, va bene, allora facciamo prima di tutto facciamo svegliare Tino, bene così, che deve andare a pulire tutto questo di qua, mangia, ripulisci, butta la torta, hai fatto il compleanno 3 settimane fa, direi che
La devi buttare la torta, mettere in inventario, sì, fai quello che vuoi. Bravissimo, sta pulendo tutto. Ok, bravo Tino. Dopodiché andiamo sul bimbo e controlliamolo. Direi che va un attimino controllato il bimbo. Ma tu sei abbastanza messo bene. Direi che poi, dopo che controlli il bimbo, puoi fare colazione con le frittelle. Che direi che ci sta, signore, le frittelle. Ma lui va a scuola? Fa qualcosa? No, ottimo. Quindi dovremmo chiamare una babysitter per un'ora, signori. Dovremmo un attimino chiamare una babysitter per un'ora. In tutto questo, se non ricordo male, sì, sono arrivate anche le bollette da pagare, che non deve andarci lui, ma deve andarci lui. E paghiamo 900 € di bollette. Bene, noi non abbiamo una lira e abbiamo 900 € di bollette. Bene, perché è diventato verde? Non ho capito. Allora, l'importante è che stiamo giocando con il nostro figlio, che cosa carina. Che cosa simpatica. Lucia, che però dice Sara, Lucia inizia a lavorare fra circa un'ora. A cazzarola, era lei che lavora alle 9. Porca miseria, era lei che lavorava alle 9. Bene, servi la colazione, uova e toast. Smetti di dormire, zia, e vattene a cucinare velocemente. Vai a cucinare, poi direi che sei a posto. Non hai bisogno di granché cosa da fare. Non hai bisogno di granché cosa da fare. Benelos, Benelos, dai, dai, accelleriamo le tempistiche. Magna, non dà fuoco a nulla. Perché sennò siamo messi veramente male. Cosa ha recuperato Tino? Scusatemi, da dove l'ha preso sto? Non lo so, non lo voglio sapere e non mi interessa. Questa non ce la fa a cucinarsi prima di andarsene a lavorare. Scommessa? Riesce a mangiare qualcosa? Riesce a mangiare un boccone? No, sì, sta mangiando un boccone, signori. Siamo in nettissimo ritardo sul lavoro, però. Bello, dovevi andarci alle 9 a lavorare, zia. Dovevi andarci alle 9 a lavorare. Devi smettere di mangiare, devi andare a lavorare. Mamma mia, che famiglia scoppiata, signori. Che famiglia scoppiata. Vigilia di Capodanno, ma chi se ne frega delle vigilia di Capodanno? Vattene a lavorare, veloci. È inverno e questa esce in vestitini, va bene. Vabbè, dettagli, dettagli. Ok, lei è andata a lavorare. Bene così, bene così. A chi è che sta squillando il telefonino? Il capo si chiama, devo rispondere. È andata a lavorare, no? Sì, c'è andata, c'è andata. Bene. Tino è messo bene? Sì, Tino sta facendo il suo. Va bene. Aspetta però, ti devi chiamare poi una babysitter. Come cazzo la si chiama la babysitter? Compro un ristorante, compro un negozio, chiama al lavoro per darti malato, prendi un giorno di vacanza, chiama un servizio, cerca lavoro, lascia il lavoro, chiama un servizio. In teoria dovrebbe pizza, servizio pulizia, cos'è? Polizia, servizio operazione, babysitter. Ok. Questo tra un po' se ne va a dormire. Qualcuno di questo bambino deve pensarci, no? Arriverà alle 11. Bene, ok. Tu che bisogni hai? Niente di particolare. Stai tranquillo, quasi quasi io ti manderei in bagno. Usa. Magnate un'altra. Prendi una porzione di questa, l'ha cucinato la tua mogliera. Che non è la tua mogliera. Chi cazzarola è? Questa è la babysitter. E là, avanti, la nuova babysitter. Piacere. La possiamo conoscere? Della mancia? No, 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 non dobbiamo né importunare. Raggiunto il livello 2 di movimento. Ok, quello sta andando in bagno. Bene così, signori. Direi di accelerare un attimo le tempistiche. Ok, lui sta a magna, bene così. E va bene, va bene, va bene. Acceleriamo, acceleriamo. Ok, signori, Lucia è tornata, ma non ha ottenuto la promozione. Bene, noi dovremmo fare il bagno. Fai il bagno con schiuma. Perché non mi fa fare il bagno con schiuma? Perché non abbiamo una vasca da bagno, signori. Questo è un grosso problema. Questo è un grosso problema. Quindi dobbiamo modificare ancora una volta la casa di questi. Non c'è una vasca da bagno, signori. E nel bagno c'entra una vasca messa a fianco alla doccia? No, aspettate, dobbiamo un attimino andare intanto in costruzioni. Intanto in costruzione, dopodiché mi devi prendere questa e me la devi girare così, non la puoi mettere perché c'è il gabinetto. Noi prendiamo il gabinetto, non lo sposti più qua, mi prendi la doccia e adesso qui c'entra. Benissimo. Adesso qui
Mostra tutto, bene, no, non dovevi prendere il cassettone, mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Mi devi dare bagno, idraulica, penso sì, vasca, bene così. Mi serve una vasca per fare il bagno al bambino, ma noi siamo dei pro e spendiamo, no, questa me la posso comprare, questa me la posso permettere, compriamo questa. La puoi mettere qua? La possiamo mettere lì. Perfetto, signori, altro obiettivo raggiunto. Bene così, bene così. Ora, zia, andiamo dal tuo bambino che non si sa cosa stia facendo e facciamo il bagno con la schiuma. Ce l'abbiamo fatta, signori, ce l'abbiamo fatta. La babysitter io direi che lo possiamo poi anche mandare a casa perché non sta a fa nulla. E congeda, se sta solo a fregare i soldi, quindi diciamo che c'è qualche problema di base perché è una babysitter che si sta a guardare la televisione invece di pensare alle cose da fare a casa. Questa cosa non è per niente buona. C'è qualcosa che non torna. Zia, dopodiché tu ti vai a mangiare uno di questi, bene così, la stiamo congedando, si è presa 113 Simoleon, bene così. Dopodiché aggiorniamo il nostro social network. Ah, certo, perché deve avere un buon umore. Va bene. Il nostro figlio è scappato di nuovo. Bene, bene. C'è un po' di Marta Dodaro. E dice, si vede che tu entrassi nel club degli gnomi del giardino. Ma chi se ne frega degli gnomi del giardino? Ma chi se ne frega palesemente degli gnomi del giardino? Cos'altro vuoi fare tu nella vita? Diciamo che devi andare un attimino poi in bagno. Bene così. Usiamo il bagno. Usiamo il bagno e poi dovresti andare a dormire. Effettivamente sì, dovresti andare a dormire. Va bene, sì, però il piatto devi pulirlo, zia. Non è che può stare lì tutta la vita. Altri 20 follower. Abbiamo 110 follower, signori. Bene così, che cose carine. Tina che la torna da lavoro in tutto questo, che Tina dovrebbe ottenere la promozione. E siamo un attimino contenti. Tino, torna alle 10. Bene, signori, allora io direi di procedere fino alle 10, di far cercare di sposare questi due, di fargli cercare di avere un altro figlio. E poi direi che tutto può procedere secondo le varie situazioni. Ok, signori, Tino è tornato. Non capisco perché non ha ottenuto la promozione che voleva. Perché non ha ottenuto la promozione di? Non iniziato. Perché non è nello stato migliore di forma. Bene, va bene, va bene. Allora, noi abbiamo un obiettivo, signori. Andare qui. Lei si deve svegliare. Deve andare da Tino e gli deve dire: Tino mio. Bravissimi, così lui è un uomo distrutto, lui è un uomo distrutto, è tornato da lavoro, è un uomo distrutto, ma abbraccia affettuosamente. Ecco, iniziamo a creare lui. Tino c'ha una pancia che non è normale, signori. Tino ha una pancia che non è normale. Proponi le nozze. Vediamo se l'altra volta era Tino che aveva proposto le nozze a lei e lei non c'era stata. Vediamo se adesso lei che propone le nozze a lui, vediamo se la coppia funziona. Oh, signori, la coppia funziona, meno male. Meno male, signori, meno male, meno male. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Accarezza la guancia, cerchiamo degli escamotage. Fuggi immediatamente con Tino, signori. E anche questo matrimonio è andato. Puntata, è complicato, signori, è complicato. Decisamente complicato. Comunque, stiamo facendo sposare pure Tino e dopodiché andremo a cercare di avere un altro figlio. Che secondo me è una cosa buona e giusta, che ci sta. Bontino vuole il maschietto che si chiamerà T, in modo tale che lo chiameremo come T ammazzo. Però va bene, dobbiamo prima riuscire ad ottenere quello che. Certo che Tino, signori, deve farsi una. Dobbiamo comprare una palestra per Tino, cioè dobbiamo mandarlo in palestra, cioè è diventato obeso. Va bene che sei un cuoco, zio, però mi sembra un po' esagerato questa situazione. Ultima interazione che dobbiamo un attimino concludere, con la quale dobbiamo un attimino concludere la giornata di oggi. No, fermi tutti che questo si sta alzando, fermi tutti che questo si sta alzando. No, 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 fai un pisolino. No, 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 non hai dove andare, non hai dove andare. Statti lì coricato, bravo, bravo coricato, non rompere le scatole, dormi, dormi, bravo, che mamma e papà hanno altro da fare. Devono farti un bellissimo fratellino. Bene così. Oh, che cosa carina. Che cosa carina, che cosa carina. Lui sta a dormire, quasi sta andando a divertire. Bene così. Va bene, vediamo se va in porto l'arrivo del fratellino. Ok, momento della verità.
facciamo il test di gravidanza, vediamo se è in arrivo un fratellino per Tina Ammazza. Vediamo se è in arrivo un fratellino. Attenzione, attenzione, momento di suspense. Sì, signori, fratellino in arrivo, la famiglia si allarga e non hanno nemmeno una lira questi, che cosa carina. In tutto questo fatemi vedere un attimino l'albero genealogico di Tino Ammazza, che si è sposato con Lucia, con quale ha un figlio, che è Tina, e poi ha 3 figli con 3 donne diverse. Bene così, dettagli, dettagli. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Che faremo nel prossimo video? Non lo so. Di sicuro Tino dovrebbe dimagrire un pochetto, signori, e soprattutto questi non hanno una lira per campà, quindi dobbiamo un attimino concentrarci su Tino e farlo lavorare di brutto. Detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto, e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!